Non la trovo da nessuna parte! Trovata! Zia Mandy, nostra madre è la persona più buona del mondo. Com'è possibile che tu ce l'abbia con lei? È successo 23 anni fa. Tua madre e io eravamo un duo di breakdance, le elettriche sorelle McBooger. Promemoria, costruire una macchina del tempo per poter tornare a prenderla in giro al liceo. Organizzai un evento strepitoso, ma la mia cara sorella decise di non venire per andare a qualche stupida festa a caso. Non è carino, mamma. Non era una stupida festa a caso, era la festa della mia migliore amica... Cherry. Mamma. Non ho finito, Phoebe. Esigo delle scuse per quello che mi hai fatto passare. Ok, mi dispiace di essere mancata 20 anni fa al nostro evento. Non è esattamente così, Barb. D'accordo, 23 anni fa. Ancora non riesci a vedere al di là del tuo naso, non è vero? E ora non vedrai più neanche me. Mandy, io non volevo intromettermi, ma non mi lasci altra scelta. Fa qualcosa e tua sorella. Piano. È divertente. Sistemeremo le cose come abbiamo sempre fatto da piccole. Via! Mi dispiace, Phoebe, per te non c'è posto. Ciao! Cosa? No! Fermo, no! Evviva! Phoebe è salva! Blocca lo scivolo, io ho chiuso la porta. Bene. Se entrerà da lì, sbatterà contro... Sto bene! Non potrai nasconderti lì per sempre, Barbzilla! Ha ragione, non abbiamo niente da mangiare. Forse... sì? Siete dei selvaggi senza cuore! Tranquillo, parlava dei sandwich dietro di te. Certo, dei sandwich. Pensate che se la sia presa per la performance? Per lei significava molto più di questo. Sua sorella non c'era a un evento importante e ora è ferita. Ora sto leccando la maniglia della porta! Sentito? È ferita. E tra un po' darà di stomaco. Se è davvero questo il problema, perché non me ne ha parlato? Beh, magari non è il tipo di persona che riesce a parlare dei suoi sentimenti. Magari preferirebbe prenderti a calci. Ora, se volete scusarmi, controllo che zia McBooger non stia leccando altro. Ragazze, vi sembrerà assurdo, ma quando Max ha cominciato a parlare di zia Mandy, credo stesse parlando di se stesso. Sì, papà, l'avevamo capito. Max non è arrabbiato per via del suo concerto, ma perché io non ero lì. L'ho ferito. Sì, Phoebe, l'avevamo capito. Da sopra ci muoviamo e di sotto... la vendetta portiamo. Siamo i migliori componenti di questa famiglia. Niente male, ragazzi. Grazie, Phoebe. Phoebe! Beh, se siete ancora dell'idea di vendicarvi, venite a prenderci. Ho leccato il pomello della porta! Io ho la telecinesi! Che succede? Quella è la mia band. Max, mi dispiace per il concerto, avrei dovuto esserci. E spero che questo sistemi le cose. A me non importava che ci fossi. Dai, ammettilo. Non sono uno sensibile, ok? Ma se vuoi restare a sentire, non ti fermerò. Dai, Max, facciamo un po' di rock. Buon compleanno, sei ogni anno più sexy. Io volevo scusarmi con te. Sei mia sorella e non dovevo deluderti. Era quello che volevo sentirti dire. C'è una cosa che renderebbe questo momento speciale. Ti seguo a ruota! Ah!